Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video speciale con l'online beta test di Dead or Alive 6. Facciamo qualche partita online. Eccoci qua, questa quarta partita, cioè voglio dire questa prima partita, mi è scappato la quarta partita perché giustamente io avrei anche già fatto un cacchio di video portandovi tre partite, ma mi è esploso il programmino e mi è andato tutta a buttare, quindi rifacciamo tutto. Questo sono io perché sono di qua. A ninja? A real ninja? Well, show me. Bello, ci sarà il tempo, bello, hai capito? Avevo provato anche questo nuovo personaggio, Dieke, però non lo so, mi fa schifo, è lento, proprio non si muove, è roba atroce, aglio. Magari ovviamente dopo a utilizzarlo un attimino meglio si riuscirebbe anche a fare roba, però, aia, che botta, ce la super con R1, caro mio, Dieke, beccati questo, mamma mia, colpo al volo, ginocchiata proiezione. E scarpettata in faccia con una sforbiciata di mano. Gioco di sforbiciata, gioco di Milano. Becca questo. Oh, oh, oh. La bella Yane col cappuccino. Che botta m'ha tirato. Mamma mia, io ho il potere di cazzare delle lame fuori, crescenti, viola. E di farti tanto male. Questo stage del Dead or Alive Coliseum qua fa molto male. Becca questo. Dannato Diego. Sono fight. Ma che cacchio ti permetti? Stai perdendo e ti permetti anche di sfottermi? Ma guarda te questo qua. Alza quasi quasi, guarda, ha fatto bene prima a sfancularsi il video, così vi porto questo con roba bella. Corri! Santi Dio! Mazza, se dopo questo vuole la rivincita. Amici miei, Ayane, sfonda i culi! 3-0 secco! Che è successo? Mi davi del ninja? Mi davi del pivello? Tutto quello che volevi, ma io ti ho asfaltato! Prima vittoria! Quello che ho detto prima è tutta Fandonia! Tutta! Eccoci qua con il secondo incontro odierno e prenderemo Hayabusa, che è l'unico dei due personaggi insieme ad Ayane che ho utilizzato prima, che nel video ormai perso e perduto e corrotto non avevo utilizzato. Adesso andiamo qua e proviamo a provare questo provamento di personaggio. Se non sbaglio, Hayabusa era protagonista di un altro gioco. Mazza quando questo mi può rompere le scatolame. Bella! Hai capito che bella mossa che gli ho fatto, ah, questo qua. Ayane è un bel personaggio, Se devo essere sincero, mi ispira molto. Quello che ha l'avversario, non me ovviamente, Hayabusa, perché ho voluto. No, che ho fatto la breaker stramboloide e io ho sputtanato la cosa della mia super. Aia! Mazza che botta, perché ho cambiato personaggio che stava andando tutto bene. Mamma mia, vittoria. Hayabusa sfonda. Che come stavo dicendo anche nell'episodio che non vedete mai, io prima schiacciavo, allora, col triangolo pugno, col cerchio fai calci, guardato le prese e con la X fai le proiezioni. E io schiacciavo solo pugni e calci o quadrato X. Invece si può anche fare una roba del genere e schiazzare a leggero piacimento i tasti. Ovviamente bisogna concatenare delle combo per poter portare. E vabbè, sta cazzo di spazzata. Aia. Ayane, cioè, Ayane ragazzi diventerà il mio personaggione, quello che c'ha questo mio sfidante, perché è davvero ultra mega power. Sa degli attacchi molto molto belli. È anche abbastanza franco nell'utilizzo, certo. Magari l'unica cosa che è più veloce degli altri, ecco. Anche rispetto a questo dannatissimo Hayabusa che sta facendo un cacchio adesso. No, no, dove scappi? Mamma mia, gli ho ficcato la testa in mezzo alle gambe e ho fatto una manovra che porto vietata ai minori. Aia. Oh. Ayane, che stress. Tengo un pochino te, vietate i minori! Sp-
spazzata magica col fuoco. E diciamo che possiamo tranquillamente anche andare a trovare la prossima partita, l'ultima di questo video. Ci dovevano essere anche tanti altri scontri, però non ce l'abbiamo fatta. Perché è andato a puttana il video, giustamente. Grande Ayane. Mamma mia, adesso mi riprendo Ayane per questa ultima partita. Anzi, proveremo un altro personaggio. Un altro personaggio femminile. Ah, mo salta fuori pure questo coso, vedete, triangolo pugno, cerchio il calcio con la X, la proiezione e il quadrato fate una presa. Poi con R1 fate pugno e calcio insieme, R2 fate presa e calcio insieme, poi c'è la speciale con R1. Questa volta ho preso Kasumi. Mi sposto un attimino perché sinceramente, caro Ayane, io non mi fido tanto perché questo si blocca tutto. Oh! È iniziato tutta tranqui e poi, scusa, è tutta bloccata lì che non facevi mosse. Ayane, che botta, mamma mia Ayane, quanto può essere mega power se è bloccata. Questa qua è una roba che non si può fare. Perché non ti ho buttato contro la recinzione? Oddio, contro la recinzione, contro le corde incredibilmente rosse. Aia. Che dolore. Becca questo. No. Mamma mia, controllata spazzata e via. Calcio, quadrato. Ayane è un personaggio che mi piace tantissimo. L'altro, ovviamente mo anche qua con la Kasumi, ragazzi, sto facendo delle belle robe. 2-0. Bam! E cadimi sotto i miei piedi. Piedi di gente che sta per vincere. Cioè, adesso me la sono super mega tirata. Giustamente sprechiamo pure la specia. Che si fa premendo soltanto R1. Ho detto questo, ragazzi. Per adesso, anche se qua vedete che c'è la barrettina rossa di dove c'è scritto Ayane per la connessione. Io sinceramente ci sto trattando abbastanza bene. Non sto soffrendo tanto di questo lag, ma ho fatto la contropresa. Le partite si trovano anche abbastanza tranquillamente, anche essendo, vabbè, questo è un beta test online, però oserei dire che continuerò a combattere. E detto questo, ragazzi, ci faremo un'altra ultima battaglia con ancora Ayane e poi vi saluto con questo video speciale per la beta test online di Dead or Alive 6. Eccoci qua con l'ultimo sconto. Vi dico subito che il gioco doveva inizialmente uscire il 15 febbraio, ma poi è stato rimandato di 2 settimane e uscirà il 1 marzo 2019 per rifinitura al comparto tecnico del gioco, per far uscire, diciamo, un prodotto un attimino più ripulito. Sicuramente mi sta piacendo molto e sono anche contento che si sia corrotto il primo video, perché avevo fatto 4 incontri e avevo perso tutti e 4 gli incontri. No, Ayane, questa è la mia... eccola là, abbiamo trovato quello super mega power. Io perché non ho finito subito l'incontro prima? Me lo potete dire? Che facevo una cosa molto molto bella. Ah, avevo parato il colpo maledetto di una Hayabusa. Perché devo fare queste brutte fini finali, porca miseria. Avevo fatto 2 vittorie, ma andavo... e sta calma, che non c'hai fretta. Devi andare a prendere l'autobus per caso? Quindi uscirà il primo marzo codesto Games e vi porterò storie, mica storie, perché almeno affineremo ancora di più la nostra tecnica per potervi portare partite più complementari e più potenti. Mazza che non ti faccio peccare per terra, ci avrai pure. Aia, per un pelo vincevo un round almeno uno. Caro mio, no. Enough un cacchio. Ah, mo' fai savientone, mo' fai sei quello che sei bravo te di giocare. Aia. No. Ah, e che botta. Mamma mia, il lag. Qua per finire in bellezza questo video. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video con un picchiaduro. Ricomincerò a fare anche le robe con Mortal Kombat, come avete visto la scorsa settimana. E spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto tanto, mi ha ispirato molto questo gioco. E ci vedremo col gioco completo il 1 marzo. Non so se prendo in digitale o meno. Comunque, Hayabusa, vai a quel paese. Ciao, bello!